Per quanto riguarda il carattere, il corso è un cane estremamente tranquillo ed equilibrato. Ciò non significa però che sia un cane per tutti, perché l'equilibrio caratteriale deriva in parte dai geni e in parte dalle capacità educative di allevatore e proprietario. Per molti secoli questo cane è stato guardiano delle proprietà e custode delle mandrie, quindi ha sviluppato una forte territorialità, un legame strettissimo con il padrone e la sua famiglia e un'altissima diffidenza verso gli estranei. Verso chi non conosce resterà sempre schivo e teso, potenzialmente facile all'ira, come recitava Erasmo di Valvasone. Solo potenzialmente però, perché una buona socializzazione del cucciolo in giovane età eviterà che diventi troppo chiuso e diffidente. Molte persone credono che un buon cane da guardia debba restare più isolato possibile. Questo è un grave errore. Il cane che non conosce l'uomo istintivamente lo teme, e un cane da guardia pauroso può diventare solo due cose: o un cane del tutto inutile o un cane indiscriminatamente aggressivo. I punti chiave per ottenere un buon carattere sono soprattutto tre: scelta dei riproduttori, imprinting e socializzazione. La scelta di riproduttori equilibrati ovviamente è fondamentale, perché il carattere ha una forte componente ereditaria. Nessun allevatore serio si sognerebbe mai di usare in riproduzione cani con problemi caratteriali. Più delicate sono le fasi successive di imprinting e socializzazione. Con il termine di imprinting, in etologia, si intende l'identificazione della propria specie attraverso il contatto con la madre. Ma nel caso del cane, anche l'uomo deve farsi annusare, vedere e toccare dai cuccioli dalla terza alla settima settimana di vita. In questo modo, l'uomo crea un secondo imprinting sulla propria specie, facendo credere al cucciolo che anche noi siamo cani, o che lui è in parte umano, se preferite. Questa fase è indispensabile per ottenere un cane disposto ad obbedire e a rispettare un essere diverso da lui. La fase successiva è quella della socializzazione, indispensabile perché il giovane cane, dopo aver capito chi sono i suoi conspecifici, impari a rapportarsi con loro nel modo giusto. Il piccolo cane corso dovrà incontrare cani adulti equilibrati e contemporaneamente conoscere più persone possibili. In questo modo il suo carattere si forgerà e si rafforzerà, e lui diventerà un cane equilibrato e sicuro, che non è certo sinonimo di cane scemo. Il suo senso del territorio e la forte possessività gli impongono in ogni caso di proteggere gli averi del suo padrone. Quindi sarà un avversario temibile per chiunque si azzardi, per esempio, a toccare la sua auto. E questo senza ricevere alcun addestramento. L'addestramento diventa necessario solo se si vuole preparare un cane corso per le prove di lavoro. Ne vale la pena non solo perché questa è l'unica razza italiana in grado di affrontarle, ma perché è anche in grado di vincere. Il cane corso lavora con passione e con molta voglia di imparare, ma è indispensabile rivolgersi solo a veri esperti che conoscono a fondo la razza. Se viene preparato da un bravo addestratore, il nostro corso si mostrerà all'altezza di qualsiasi altro cane. La mole piuttosto grande lo limiterà solo in minima parte, anche negli esercizi che richiedono maggiore agilità. Come possiamo osservare in questi salti con riporto, il fisico possente non è un problema, anzi, è una marcia in più. Durante il lavoro, quel che più conta è sempre l'equilibrio psichico del cane. L'addestramento alla difesa va basato sull'istinto predatorio e non sull'aggressività, per non rischiare di esasperare un'attitudine naturale e per avere sempre il cane perfettamente sotto controllo. L'esercizio che stiamo osservando mette in evidenza proprio il controllo. Il cane obbedisce impeccabilmente a tutti gli ordini del conduttore, anche in presenza del figurante, mostrando così un altissimo grado di docilità. Quando il conduttore si allontana, il cane inizia un'attenta sorveglianza del figurante, ma non manifesta aggressività nei suoi confronti finché questi non tenta di fuggire, lasciando prontamente la presa quando l'uomo si immobilizza.
Qualsiasi cane con buone doti caratteriali può imparare ad eseguire un attacco potente ed incisivo come questo. In realtà, l'equilibrio nervoso è messo assai più a dura prova dagli accompagnamenti, che vanno eseguiti restando al piede, e dall'ascia corretto ed immediato, che il cane deve eseguire appena il figurante smette di lottare. Il cane corso può eseguire un perfetto accompagnamento da dietro, come quello che vi abbiamo mostrato prima, o laterale, come quello che stiamo osservando adesso. Inoltre, impara il lascia più rapidamente di tutti gli altri molossoidi, il che dimostra nervi molto saldi. Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, i cani che non lasciano la manica non sono sempre i più combattivi. Spesso sono i più insicuri. Il loro pensiero è: se ti mollo, chissà cosa sei capace di combinarmi. Altra prova di equilibrio caratteriale. Anche i cani più dotati in attacco restano tranquillissimi in presenza di estranei inoffensivi. Questo passaggio nel gruppo è un esercizio che fa parte di tutte le prove di lavoro. Come si può osservare, il corso si comporta in modo tranquillo ed amichevole. Ma una dimostrazione ancora più chiara, forse, viene dall'incontro casuale con questa bambina che il cane non aveva mai visto prima. Se un addestratore abile ed esperto può creare un eccellente corso da lavoro, un addestramento male impostato potrebbe addirittura rovinare un cane. Se non si trova una scuola specializzata in questa razza, quindi, sarà bene limitarsi agli esercizi di obbedienza. Il corso li impara velocemente, perché in tutti i molossoidi è insito il desiderio di compiacere il padrone. Qui vediamo all'opera una mini addestratrice che forse faticherebbe a farsi obbedire da un pastore tedesco o da un Rottweiler. I cani, pur amandoli, non considerano i bambini come capibranco degni di fiducia ed è molto difficile che lavorino volentieri con loro. In questo caso, invece, vediamo una condotta senza guinzaglio che otterrebbe il massimo punteggio in qualsiasi gara. Il passato duttile ed eclettico del cane corso lo rende adatto a moltissimi impieghi. Questa bella femmina, Polly, oggi è una tranquilla signora di 9 anni impiegata in pet therapy per aiutare i bambini con problemi. Ma in passato è stata una star dell'agility. Ormai, per ovvi limiti di età, esegue il percorso con la pacatezza di una pensionata. Ma la classe, bisogna dirlo, c'è ancora.